Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. È arrivato il momento di parlare tutti quanti insieme di Never Night di J. Christophe. Come sappiamo ormai perfettamente, il 3 settembre è uscita l'intera trilogia di Never Night in Italia per Oscar Wilde. La trilogia degli accadimenti di Luminotte, come è stato tradotto in italiano, è finalmente giunta nelle nostre librerie e ho fatto passare un po' di tempo prima di fare questo book talk. Ho voluto darvi l'opportunità di leggere il primo, il secondo o magari anche il terzo libro in modo appunto da poterne parlare tutti quanti insieme. Perché l'idea che ho di questo book talk è proprio questo. Voglio che ci sia sotto nei commenti uno scambio di opinioni su quello che sono stati i nostri pensieri, i nostri sentimenti riguardo questa lettura. In questo video ci concentreremo su Never Night e God's Grave. Successivamente poi uscirà appunto anche un video in cui vi parlerò di Alba Oscura, ovvero Dark Dawn, che è il terzo libro, siccome ha bisogno di un video a parte secondo me per poterne parlare al meglio. Considerate anche che per me si tratta di una rilettura per quanto riguarda Never Night e God's Grave. Infatti ho riletto la traduzione italiana visto che avevo letto già i primi due libri a dicembre, gennaio passati, quindi si tratta di una rilettura. Per questo motivo alcune cose, alcune impressioni che ho avuto appunto sono un po' magari modificate, edulcorate, non sono esattamente le prime impressioni che ho avuto. Conoscendo già la storia, comunque, sapendo come vanno le cose, ecco, è sempre diverso rispetto a una prima lettura, lo stupore che magari ti può dare una prima lettura. Per questo motivo ho deciso di pormi in questo video come se effettivamente stessimo al bar a prendere un caffè e a parlare di Never Night prima e God's Grave dopo. Ovviamente il video sarà pieno di spoiler. Nella prima parte ci concentreremo solo e unicamente su quello che è stato Never Night. Nella seconda parte invece andremo a parlare di God's Grave, quindi vi avvertirò quando comincerò a parlare di God's Grave, in modo che se ancora non avete letto il secondo libro potete interrompere la visione del video e andare a leggerlo. Ed ecco qua Never Night di J. Christophe, con questa meravigliosa edizione che la Oscar Wilde ha portato in Italia, ed è qualcosa di fenomenale. Se ancora non l'avete vista, andate a vederle perché vi giuro che ne vale veramente la pena, sono qualcosa di favoloso. Da dove cominciamo con Never Night? Cominciamo direi proprio dall'incipit di questo libro. Quando lessi per la prima volta quest'incipit rimasi davvero sconvolto e coinvolto allo stesso tempo, fin da subito. Un incipit di una pagina, sono qualche righe, ma sono righe fondamentali perché ci danno la chiave di accesso a una storia che mano a mano cresce, si sviluppa e diventa qualcosa di incredibile. Da questo incipit J. Christophe ci dice immediatamente due cose fondamentali che rimani spiazzato effettivamente perché non te l'aspetti. La prima cosa è che la protagonista di questa storia, questa ragazza che inizialmente è senza nome, morirà. E secondo, che dietro di lei lascerà questa repubblica in cenere. Poi alla fine di questo incipit ci viene lasciato questo dubbio amletico, ovvero a quanto pare a raccontare la storia di questa ragazza è qualcuno a lei molto molto vicino, cioè questo narratore misterioso che ci andrà a raccontare l'intera storia, e il mistero su di lui andrà avanti per un bel po'. Quindi le domande su chi sia questo narratore vanno di pari passo con tutta la storia e tutti i plot twist, i colpi di scena che leggeremo successivamente. Del narratore comunque ne parleremo successivamente. Dopo questo incipit in cui tu lettore già sei completamente dentro la storia perché ti dà delle informazioni che indubbiamente lasciano davvero un'impronta molto molto forte, arriva questo primo capitolo, e in questo primo capitolo già possiamo intuire la maestria della scrittura di J. Christophe, perché una delle cose che per quanto mi riguarda mi sorpresero di Never Night fu proprio lo stile di scrittura utilizzato da J. Christophe, uno stile di scrittura che è, se dovessi utilizzare due parole, direi ironico e estremamente intelligente. Ironico perché c'è un susseguirsi di situazioni
citazioni, battute, dialoghi che trasudano ironia, divertimento e intelligenza dall'altra parte da tutti i poli. J. Christophe sa usare le parole, secondo me, in una maniera eccellente, parole che riesce a modellare a suo piacimento e a inserire in un contesto davvero favoloso. Il primo capitolo quindi è molto particolare, ci accorgiamo immediatamente della capacità di J. Christophe di scrivere e di farti immaginare una storia. Vediamo appunto due situazioni che sono molto molto diverse, ma che allo stesso tempo vengono scritte nella stessa maniera. Le parole che vengono usate sono simili, sono in alcuni casi identiche, ma poi il succo vero di queste due situazioni sono diversi, perché da una parte vediamo Mia, la nostra protagonista, che è alle prese con il suo primo omicidio, e dall'altra parte sempre Mia alle prese con la sua prima volta. Quindi le due prime volte di Mia, due prime volte molto importanti che segneranno davvero tanto il suo personaggio, messe in parallelo e vanno a creare questo primo capitolo che esce a farti scoppiare la testa e tu sei lì che leggi con questo stupore, con questa meraviglia. Da una parte quasi non riesci a capire cosa sta succedendo, dall'altra parte sei stupito dalla semplice meraviglia di come viene presentato immediatamente questo libro. E poi finalmente si entra un po' di più nel vivo della storia. Quanto mi riguarda, la prima parte del libro potrebbe essere in qualche modo ostica, perché non veniamo a conoscenza del nome di Mia per un po' di pagine. Quello che fa Mia, quello che cerca, è quasi tenuto nascosto al lettore, sembra andare avanti alla ricerca di qualcosa, ma effettivamente non capiamo dove si vuole andare a parare. La prima parte della storia quindi effettivamente richiede un po' di attenzione da parte del lettore, non è una lettura immediata, ma come tutto il libro, credo. Di Nevernight credo che sia una trilogia in cui il lettore effettivamente deve seguire molto attentamente quello che succede. Conosciamo Mia e vediamo questa narrazione che prosegue su due linee temporali diverse. Da una parte abbiamo il presente, che è quello che stiamo vivendo, quindi la storia di Mia, quello che fa, la sua missione, cosa sta per andare a fare. Dall'altra parte invece abbiamo delle scene che vengono dal passato, il passato di Mia. E queste scene e questi flashback, secondo me, sono molto funzionali in Nevernight, perché ti permettono di conoscere il personaggio di Mia a 360 gradi. Andando avanti nel corso della storia, effettivamente, senza questi flashback, senza questo background di Mia, senza sapere effettivamente cosa gli è successo, non riesce a capire né il suo personaggio né la storia, perché il fatto scatenante di tutto questo è proprio nel passato. Infatti, veniamo a sapere che Mia prova dentro di sé questo estremo bisogno di vendicarsi delle persone che hanno fatto del male a lei in prima persona, ma soprattutto alla sua famiglia. Ci sono questi tre uomini, Remus, Duomo e Scaeva, che hanno ucciso suo padre, hanno incarcerato sua madre e il suo fratello più piccolo, e ora Mia si trova completamente da sola, fino a quando non incontra un personaggio, uno dei personaggi migliori all'interno di questa storia, che è Messer Cortese. Messer Cortese si presenta come questo gatto fatto di ombra che accompagnerà Mia per il resto della sua storia. E Messer Cortese è un personaggio che io personalmente ho trovato meraviglioso fin da subito. Anche qui vediamo proprio l'ironia di J. Christophe, e credo che il Messer Cortese sia veramente qualcosa di fenomenale. Le battute, i dialoghi di Messer Cortese sono davvero eccezionali, eccezionali. Le battute che si scambia con Mia sono dei pezzi incredibili. Quindi conosciamo anche Messer Cortese, che è questo gatto che accompagna Mia, che va a proteggere in qualche modo Mia, perché appunto Messer Cortese ha la capacità di insinuarsi nell'ombra di Mia e di risucchiare la sua paura. Quindi Mia è una persona, è una ragazza che prova tantissima paura, ma c'è qualcuno dall'altra parte che questa paura gliela va a togliere per rendere una persona più forte, una ragazza più coraggiosa, una ragazza che è in grado effettivamente di portare a termine la sua missione, perché altrimenti sarebbe un po' impossibilitata. Le battute meravigliose del personaggio di Mia, e che secondo me la rendono una dei personaggi davvero migliori nella letteratura fantasy di genere, è il fatto che Mia gioca su questa ambivalenza. Da una parte vediamo questa Mia che è senza paura, questa assassina spietata che non si fa problemi a spargere sangue dovunque lei va. Ma poi veniamo piano piano a conoscenza di una Mia nascosta, una Mia tremendamente ferita, una Mia che appunto
è impaurita, una Mia che ha effettivamente paura di quello che potrebbe succedere. È una cosa caratteristica del suo personaggio. Ho trovato bellissimo vedere come questi due lati di Mia, che sono appunto contrapposti, perché Mia si presenta effettivamente come due personaggi in uno. Piano piano comunque viene sviscerato il suo personaggio, quindi ci permette J. Christophe di conoscere Mia fino in fondo. River Night in fondo è proprio questo, è la storia di Mia, è la sua storia e J. Christophe ci dà l'opportunità di conoscerla sempre meglio. E per me è qualcosa di davvero formidabile. Ed è quella cosa che mi ha fatto veramente tanto apprezzare il personaggio di Mia e mi ha fatto veramente entrare in connessione con lei. Comunque, in queste prime pagine veniamo anche a conoscere altri personaggi principali, come per esempio Mercurio, che è il maestro di Mia, colui che appunto prenderà Mia sotto la sua ala protettrice e gli permetterà di essere la ragazza che Mia è adesso nel presente. E poi conosciamo anche Trick. Trick è questo ragazzo che comincerà questa avventura con Mia e capisce subito che Mia non è una ragazza come tutte le altre e si innamorerà al sesto capitolo già praticamente perdutamente di lei, ma come effettivamente dargli torto, cioè qualcosa di impossibile non innamorarsi di Mia è semplicemente meravigliosa. Ed è qui che le cose cominciano un attimo a farsi un po' più chiare, aiutate un po' dai flashback, eccetera, eccetera. Vediamo che Mia e Trick sono alla ricerca di questa chiesa rossa che è una specie di setta dove le persone vanno lì per diventare assassini senza paura. E verso pagina 100, finalmente Trick e Mia arrivano alla Chiesa Rossa. E per quanto mi riguarda, sia nella prima lettura che anche nella rilettura, da qui in poi non c'è stato scampo. Entri in un vortice chiamato Nevernight che non ti permette effettivamente di mettere giù il libro, perché la storia procede con un ritmo davvero molto molto serrato. Tutto quello che succede a Mia l'ho trovato veramente molto intrigante e molto stimolante. J. Christophe in questo primo libro ci permette di entrare, ci apre le porte a quella che è la Chiesa Rossa. Ed è qui che conosciamo la Chiesa Rossa in tutte le sue sfaccettature. Affronteremo insieme a Mia, durante il corso della lettura, tutte le varie lezioni che gli assassini devono compiere per diventare lame. Infatti, in questa scuola, in questa setta, le persone possono diventare lame, ma ci sono molti pochi posti, e ci sono altre che invece diventano umani, ovvero degli assistenti, degli aiutanti delle lame vere e proprie. Quindi c'è una lotta tra tutti questi ragazzi per diventare delle lame, perché essere una lama è quello che appunto ti rende effettivamente parte della Chiesa Rossa. Conosciamo poi anche tutto il cast che va a formare la storia, partendo dai professori. Capitolo dopo capitolo andiamo insieme a Mia a frequentare le lezioni in questa Chiesa Rossa. Una delle più affascinanti, secondo me, è assolutamente Alia, ovvero la Shade di Maschere, che insegna durante queste lezioni a sedurre, ad essere una vera e propria seduttrice e seduttore nel caso dei ragazzi. L'ho trovata molto affascinante come personaggio fin da subito e mi piace molto il rapporto che si va a creare con Mia e credo che sia appunto una delle classi, delle lezioni più interessanti che ci vengono proposte. Mi è piaciuta tantissimo anche quella con Ammazzaragni, che appunto insegna nel suo corso a maneggiare veleni più o meno letali. A parte la lezione, mi hanno coinvolto tanto, davvero tanto, perché sono molto interessanti e poi comunque anche i dialoghi riescono davvero a prenderti parecchio. Alla Chiesa Rossa poi Mia non conosce ovviamente solamente i professori, ma abbiamo anche tutti i vari ragazzi, come per esempio Ashlyn, questa ragazza che in qualche modo entra subito in sintonia con Mia e vedremo nel corso di Nevernight nascere qualcosa in più tra di loro. Il loro rapporto è una cosa bellissima, io vi dico subito che le ho shippate dal primo istante. Mi dispiace Trick, ma la mia ship è Ashlyn e Mia, proprio io le adoro. Nonostante Trick secondo me sia veramente un bellissimo personaggio, io l'ho adorato, l'ho veramente apprezzato tantissimo come personaggio. Credo che abbia poi una storia alle spalle che va a trattare il razzismo, il tema del razzismo, con una potenza davvero molto molto forte. Questi segni che ha sulla faccia infatti vanno un po' a rappresentare il suo clan di discendenza, la sua eredità, e non lo so, l'ho trovata molto bella la storia di Trick, molto appassionante. È un personaggio che a me effettivamente ha colpito tantissimo. Bellissima poi, secondo me, parlando sempre di Trick, è la scena al carnevale insieme a Mia, che è una delle scene, secondo me,
più belle per quanto riguarda le descrizioni di Nevernight. Il carnevale appunto è questo ballo che si attiene a God's Grave, dove le persone sono mascherate, e quindi J. Christophe va a descrivere questi ambienti, questi vestiti, queste maschere con una minuziosità davvero eccezionale, cioè proprio riesci a immergerti completamente in quella situazione. Io trovo davvero bellissimo il modo in cui J. Christophe riesce a portarti effettivamente all'interno della storia senza mai lasciarti andare. Tornando al rapporto con Aisling, tornando invece al rapporto di Mia e Aisling, credo che sia davvero uno di quei rapporti che hanno uno sviluppo davvero molto molto interessante, secondo me, che funziona alla perfezione, perché sono due personaggi che non entrano in contatto immediato come per esempio Mia e Trick, ma già proprio una crescita del loro rapporto, è una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Poi ci sono due dei miei personaggi preferiti, che sono Cassius e Adonai. Di questi due personaggi sappiamo molto molto poco, in modo particolare di Cassius. Di Cassius veniamo a sapere che è un Tenebris proprio come Mia, anche lui appunto ha questa ombra prolungata che è Eclissi, questo lupo che accompagna Cassius. Cassius è una figura estremamente misteriosa di cui sappiamo poco, davvero molto molto poco, non ci viene detto niente. Mia proverà in tutti i modi, poverina, a chiedergli che cosa vuol dire essere Tenebris, ma niente, Cassius è una tomba, proprio non ne vuole sapere niente. Anche qua Cassius è un personaggio secondo me incredibile, perché non sappiamo niente di lui, compare 3 volte all'interno del libro, praticamente dice 2 battute, ma ha quell'alone di mistero che lo circonda, che lo rendono estremamente affascinante all'occhio del lettore. Perlomeno per me è stato davvero così. Io ho amato Cassius, avrei tanto voluto sapere di più su di lui, però purtroppo sappiamo il finale di Nevernight, e quindi è andato. Per quanto riguarda Adonai, Adonai è la mia stella in Nevernight. Adonai è un personaggio, secondo me, incredibile. Anche lui ha questo background insieme a Mariel, questa sua sorella, davvero molto particolare. E sono proprio questi due personaggi che ci permettono di entrare nel sistema magico di Nevernight, perché ne sappiamo molto poco del sistema magico di Nevernight. Viene accennato in alcuni punti, ma non viene sviscerato, non viene ampliato più di tanto. Grazie proprio a Adonai e Mariel che sappiamo qualcosa in più su questo, sull'aspetto magico della storia, ma niente di che. Infatti, Adonai e Mariel sono due stregoni, e io il personaggio Adonai, secondo me, è qualcosa di incredibile. Immaginatevi questo ragazzo con i capelli bianchi, gli occhi rosa che diventano rossi, immerso in questa pozza di sangue che permette di andare dalla Chiesa Rossa in qualsiasi altra parte, cioè è qualcosa di bellissimo. Io l'ho adorato fin da subito, e anche di lui avrei tanto voluto sapere di più. Io pagherei oro per avere un prequel incentrato su Adonai e Mariel, davvero pagherei oro, anche una semplice novella, qualsiasi cosa, pagherei davvero oro. La Chiesa Rossa sta succedendo anche qualcos'altro. Un po' il twist di tutta la faccenda, ovvero all'interno della Chiesa Rossa stanno morendo alcuni accoliti, alcuni assassini che sono lì per diventare delle lame stanno morendo misteriosamente. Non si sa chi è a ucciderli, ma qualcuno sta uccidendo questi accoliti. Alla fine di tutto, si viene a scoprire chi è che fa questi omicidi? E io sono rimasto spiazzato. La prima volta che lessi che Aisling era colei che uccideva gli altri accoliti, io sono rimasto basito. Perché poi, nello stesso capitolo, succede qualcosa di altrettanto, oh mio Dio, ovvero Aisling uccide Trick. Perché nel mentre che rivela che è lei a uccidere questi ragazzi, uccide Trick. Boh, cioè le mie certezze in quel capitolo sono completamente crollate, e da quel momento ho capito che J. Christopher era davvero un sadico. Cioè già lo sapevo perché con il lumine eccetera eccetera, già lo sapevo, ma con Nevernight secondo me raggiunge livelli davvero davvero assurdi. Questo fatto scatenerà poi la battaglia finale in cui la Chiesa Rossa viene presa d'assalto, cercano di uccidere tutti i componenti della Chiesa Rossa, Skaeva, Riva, Duomo, eccetera, eccetera. Questi capitoli finali, Mia riesce a uccidere Remus. Quindi una X su una delle vendette l'abbiamo messa. Però questo assalto alla Chiesa Rossa fa scattare tutto quanto, perché anche Cassius vediamo che muore, Eclissi che va nell'ombra di Mia, quindi ora Mia ha effettivamente due ombre insieme a lei, Messer Cortese ed Eclissi. Trick è morto, Aisling ha tradito tutti quanti, ha tradito la Chiesa Rossa, ha tradito Mia, ha tradito tutti, e Mia ora ha davvero pochissime certezze. E il libro finisce con
con quello che appunto dà poi il via un po' a tutto quanto, perché Nevernight è una specie di antipasto. La storia prende effettivamente forma successivamente. Infatti, J. Christophe ci lascia con questo nome, Clio, mappe che mostrano una Repubblica Eritrea completamente diversa da quella che Mia conosce. Ci sono delle cose che mancano e questa corona della luna. Abbiamo ancora di più questi interrogativi che ci spingono immediatamente a leggere God's Grave. Tra l'altro, una delle cose che mi hanno davvero devastato rileggendo Nevernight è stato il capitolo in cui Trick e Mia vengono torturati. In italiano mi ha dato un senso di nausea ancora più forte. Come ho detto prima, J. Christophe ha questa capacità di usare le parole, di metterle nel contesto, che davvero è spiazzante. E il capitolo in cui vengono torturati, a parte il fatto che è tradotto davvero molto molto bene, cioè c'è secondo me un'accuratezza in tutto il libro, ma quel capitolo, anche per come è proprio stato scritto, riesce a essere di una pesantezza allucinante. Io vi giuro che avevo la nausea nel leggerlo, mi ha devastato, davvero devastato. Incredibile. Benissimo, da qui in poi partiamo con God's Grave. Quindi, se non avete letto God's Grave, che cosa state facendo qui? Chiudete il video, magari lasciate un commentino sotto su Nevernight, parlate, sfogatevi di Nevernight, di quello che avete pensato, di quali sono stati i vostri personaggi preferiti, i vostri pezzi preferiti, qualsiasi cosa, e ora andate a leggere God's Grave. Altrimenti, se avete già letto God's Grave, andiamo a parlarne. God's Grave, eccolo qua, un seguito, secondo me, di una magnificenza incredibile, un seguito molto molto degno, qualcosa di allucinante. God's Grave si presenta in maniera molto molto diversa da quella che è Nevernight, perché a cambiare soprattutto è il contesto. Infatti, se nel primo libro J. Christophe ci ha permesso di entrare all'interno della Chiesa Rossa, qui le cose sono completamente diverse, perché c'è un contesto più derivante dall'antica Roma. Tutto è incentrato su questa battaglia tra gladiatori, quindi ricorda un po' il Colosseo, le battaglie tra i gladiatori, tantissimo sangue e diciamo che è la caratteristica di God's Grave. Arrivati in God's Grave, vediamo che Mia effettivamente ora è diventata una ulama della Chiesa Rossa, quindi è in missione contro la Chiesa Rossa. God's Grave, un po' come Nevernight, ha un inizio molto lento, un inizio che ci permette di entrare effettivamente in quello che è il setting che poi vedremo nel corso del libro. E una delle cose più belle di God's Grave, secondo me, è il fatto che effettivamente ci presenta una storia completamente diversa, una storia ancora più forte, una storia che entra effettivamente nel vivo della situazione. Perché se in Nevernight abbiamo conosciuto quello che è il volere di Mia, cosa vuole fare, e abbiamo assistito al modo con cui raggiungere l'obiettivo di Mia, quindi entrare all'interno della Chiesa Rossa, diventare una lama, in God's Grave le cose si fanno nettamente molto molto più complesse, anche perché abbiamo degli elementi che derivano dal finale di Nevernight ancora più strutturati. Ed è proprio qui, appunto, che vediamo l'inizio di God's Grave, in cui Mia ora appunto si trova in missione, Ashlyn l'ha tradita. Anche qui la struttura del libro prosegue con il presente, quindi Mia che è in missione, eccetera, eccetera, e i flashback che si vanno a posizionare tra quello che è la fine di Nevernight e l'inizio di God's Grave. In questi flashback quindi vediamo effettivamente come tutto quanto prende vita, perché Mia ora ha una missione, che è quella di entrare in questa congrega di gladiati per raggiungere Skaeva e Duomo, il modo più semplice per poterli uccidere. E per fare questo Mia deve mettere su un piano che comunque sia abbastanza ingegnoso da non farsi scoprire, eccetera, eccetera. Ed è qui appunto che entra in gioco Ashlyn. Ashlyn in questo secondo libro diventa ancora molto più importante rispetto che in Nevernight, che sì, abbiamo avuto uno scorcio di quello che è il personaggio, è stato sicuramente un personaggio fondamentale per la fine del libro, ma qui diventa ancora più fondamentale, soprattutto per Mia e nella storia di Mia. Il primo incontro dopo tutti i fatti successi alla Chiesa Rossa tra Ashlyn e Mia non è di più semplice. Mia non sa, non si può fidare ovviamente di Ashlyn, lei ha ucciso Trick, ha ucciso tantissimi componenti della Chiesa Rossa, è stata tutta colpa sua se la Chiesa Rossa ora è decimata, quindi ovviamente non può fidarsi, però Ashlyn va a confidargli il motivo per cui lei ha fatto tutto questo. Ok, sì, voleva vendicarsi di suo padre per quello che la Chiesa Rossa gli ha fatto, ma soprattutto la Chiesa Rossa
non è quella che dice di essere. Infatti la Chiesa Rossa è in combutta con Skaeva. E questo a Mia ovviamente farà uscire gli occhi dalle orbite, impazzisce totalmente. Ovviamente non sa ancora se quello che dice Ashlyn sia vero o meno, ma poi vedremo che effettivamente nel corso della storia tutti i pezzi del puzzle vanno a combaciare e Ashlyn diceva il vero. Quindi vediamo che Ashlyn e Mia mettono su questo piano per entrare nei gladiati, per aiutare Mia durante le battaglie tra gladiati, eccetera, eccetera. Conosciamo tantissimi altri personaggi. Frostgrave è un libro ancora più spietato di Nevernight. Ci sono delle scene di battaglia davvero molto, molto cruente. E veniamo inseriti in un setting di schiavitù, perché appunto ci sono questi gladiatori che sono sotto il controllo di persone di una certa rilevanza che usano questi gladiatori come se fossero dei giocattoli. Vincita o meno di questi gladiatori ne derivano dei soldi. Mia deve diventare assolutamente il gladiatore di punta del suo battaglione perché alla fine di tutto ci sarà una battaglia da gladiatori proprio a Godsgrave e sarà l'occasione giusta per poter effettivamente finalmente uccidere Duomo e Skaeva. Mia entrando in questo gruppo di gladiatori conoscerà dei personaggi che io ho apprezzato davvero tantissimo. E vediamo Furian. Furian è questo ragazzo che sembra essere un Tenebris. Lui stesso non sa di essere un Tenebris, anche qui Mia cercherà in tutti i modi di riuscire a capire la situazione di Tenebris qual è, ma Furia non ne vuole assolutamente sapere niente. Conosciamo poi anche Sidonius, Sid, uno dei personaggi più belli di tutta la serie. Io l'ho semplicemente adorato. Sidonius è un personaggio fondamentale per Mia perché appunto vediamo che era un alleato di suo padre, faceva parte della sua armata, del suo esercito e quindi è un personaggio che per Mia rappresenterà effettivamente una specie di punto d'appoggio molto molto importante. Il rapporto che si crea tra Mia e Sidonius l'ho trovato molto molto bello. Godsgrave vediamo una Mia che ancora di più che Nevernight fa una certa difficoltà ad ammettere che le persone che gli sono intorno siano sue amiche. E non vuole considerare queste persone amici, ma il rapporto che si costruisce con Sidonius è verso quella strada. Io Sidonius l'ho davvero adorato tanto. Poi, se ancora non avete letto Dark Dawn, vedrete, ma lì esplode ancora di più. Un'altra cosa molto molto importante di Godsgrave sono sicuramente le varie rivelazioni che abbiamo verso il finale. Prima di tutto scopriamo che Darius, quello che Mia ha considerato fino ad allora suo padre, non è suo padre, che aveva una relazione con Antonius, alleato di Darius Corvere che avrebbe dovuto diventare re della Repubblica, che quindi alla fine di tutto il vero padre di Mia è proprio Skaeva. E come se tutto questo non bastasse, vediamo che Jonnen, il fratello più piccolo di Mia, in verità è vivo. E questa è una rivelazione per Mia davvero sconvolgente. Lei credeva che suo fratello fosse morto, e invece eccolo lì, è vivo e vegeto ed è tra le grinfie di Skaeva. Alla fine di Godsgrave, Mia riesce a mettere un nuovo punto alla sua vendetta, ovvero ad uccidere Duomo. E fatto ancora più importante, Mia è anche convinta di aver effettivamente portato a termine la sua vendetta perché riesce a uccidere anche Skaeva. Veniamo a scoprire che quello che Mia ha ucciso in verità è un doppio, che Skaeva è ancora vivo. E questo è un grande problema. Alla fine di Godsgrave i problemi sono davvero davvero tanti, perché appunto scopriamo che Skaeva è il vero padre di Mia, Jon, il suo fratello, è vivo, ora finalmente è tra le braccia di Mia, ma il ragazzino non sembra molto d'accordo. Ne parleremo nel book talk di Dark Dawn. Poi il libro si chiude con un nome, che è quello di Trick. Ok, io quando per la prima volta lessi Godsgrave e finì Godsgrave, rimasi muto per qualche minuto dopo il finale, perché non ci stavo credendo. Che cosa diavolo era successo? Che cosa avevo letto? Trick è vivo? Come mai? Che cosa vuole? Che poi non parla nemmeno, quindi non sappiamo effettivamente se è buono o cattivo. E poi Trick si rivela Ashlyn, quindi oh mio Dio, la ucciderà oppure effettivamente è buono? Il panico. E ho dovuto aspettare tanti mesi per leggere Dark Dawn e sapere che diavolo voleva Trick, come sarebbe andata tutta la storia. Ed è stata dura, molto dura. Ma voi invece siete fortunati a avere l'opportunità di leggerla perché Dark Dawn è disponibile, Alba Oscura è in libreria, quindi se non avete ancora letto Dark Dawn, andatelo a fare. Perché è molto bello.
Parlare anche del narratore, ma siccome potrebbe essere spoiler effettivamente per il terzo libro, credo che ne parleremo nel book talk di Alba Oscura. Non vorrei dire qualcosa che magari vi faccia pensare a determinate cose, quindi meglio tenere la bocca chiusa e ne parleremo poi nel book talk di Dark Dawn. Ok, io penso di aver detto tutto. Ripeto, questo ragazzi voleva essere semplicemente un video chiacchiera. Non volevo andare a analizzare i due libri, volevo in qualche modo andare a ripercorrere le parti più importanti, ma soprattutto quello che mi interessa è avere un confronto con voi nei commenti. Quindi vi aspetto nei commenti, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!